scenario perché quattro sconfitte consecutive non si sostituiscono velocemente. Ma oggi che dia si è fatto? Oggi forse per giudicare quindi era la partita meno indicata perché giochiamo con una delle squadre quindi più forte del campionato, quindi però non smuoviamo la nostra, quindi costruita quindi come noi quindi per vincere il campionato. È chiaro quindi che dopo tre sconfitte consecutive, quindi la quarta sconfitta pesa, quindi due sconfitte consecutive in casa, quindi e anche per il modo con cui abbiamo perso, perché alla fine se col Trento ce la siamo giocata, quindi a Verona ce la siamo giocata e qua penso quindi che siamo stati surclassati, perché alla fine tranne qualche sprazzo non siamo mai riusciti a entrare in partita perché loro sono sempre stati avanti. Approccio sbagliato completamente alla partita perché penso, se non mi sbaglio, per 13 minuti abbiamo fatto 8-9 punti. La dice lunga. Gli americani non sono entrati completamente in partita, tranne nel finale quando già i giochi erano fatti e la frittata era fatta. Purtroppo è un momento delicatissimo, quindi un Natale sportivo, quindi penso che è più brutto di questo, quindi nessuno lo poteva immaginare. Mi scuso soprattutto con i tifosi perché veramente oggi il palo aperto ha fatto sentire veramente il fattore palo aperto, perché c'erano 3.000 persone che hanno cercato di spingere la squadra verso il successo, però non ci sono riusciti. Da domani sicuramente quindi parlerò con Riva, parlerò con Perdichizzi, dopodiché vedremo quindi il da farsi, perché sicuramente non è uno stato di fatto quindi che si può continuare su questa strada, perché dopo il tunnel non intravedo la luce. Ma la soluzione le chiederò soprattutto prima Riva, che ha costruito questa squadra quindi per vincere il campionato, quindi in tandem con Perdichizzi, perché se 10 giorni fa mi chiedeva da Perdichizzi, quindi chiedevo quindi alla società di quello che doveva fare sul mercato, ora chiederò a loro quindi spiegazioni di questo, perché io ho delegato uno staff tecnico, ho delegato quindi Antonello Riva, ho delegato Perdichizzi quindi per costruire questa squadra, quindi sicuramente quindi qualcosa si è inceppato quindi nel meccanismo, quindi non funziona, quindi non vanno gli alibi quindi del mezzo infortunio quindi di Natale, perché mi sembra una barzelletta vera e propria quella, lo dimostra, non mi sbaglio, Gica Orlando ha vinto pure da quello, quindi senza play, quindi voglio dire, quindi non può essere l'infortunio di un giocatore che neanche fa parte del quintetto base, quindi che possa conducere. Oggi abbiamo giocato veramente quindi senza americani, perché alla fine quindi Collins e anche hanno fatto pochissimo, quindi la squadra non ha girato quindi come doveva girare, ma tutto il sistema secondo me non ha girato per come doveva girare. Momento delicatissimo, momento quindi sicuramente che nessuno ci davamo di fronte quindi a questo tipo di situazione, però dobbiamo avere la forza quindi di ricominciare. La città può stare tranquilla, quindi che il presidente non molla, il presidente sicuramente farà di tutto quindi per raddrizzare la baracca. Spero quindi nel giro quindi di un paio di giorni di poter trovare le coordinate giuste. Se ho capito bene, prima di fare qualcosa, di decidere qualcosa, è chiaro che dopo 5 minuti della partita quindi le cose si vedono in una certa maniera, è giusto quindi che le cose si discutono, quindi ci sia un confronto sereno, quindi e sicuramente quindi da questo confronto quindi il presidente quindi prenderà le decisioni quindi opportune, quindi credo opportuno quindi per il bene soprattutto della squadra. Ma imputato quindi siamo tutti, imputato sono io quindi che per l'ennesimo anno quindi ho costruito questa squadra quindi pensando di avere una Ferrari, quindi mi ritrovo ad avere una 500. Non so quale. Drastica. Si può dimettere quel presidente, drastica. Qualcuno c'è, sicuramente quindi se ci troviamo in questa situazione, quindi qualcosa abbiamo sbagliato quindi tutti quanti. Ho sbagliato io che sicuramente quindi ho parlato alla fine delle scelte, quindi perché se ci troviamo qua a 14 punti in classifica, quindi se non mi sbaglio con 6 sconfitte e 7 vittorie dopo 13 partite, quindi non penso che erano questi gli obiettivi della società. In questo momento sta girando così, è chiaro quindi che ci vuole niente quindi che giri in maniera diversa, lo dimostra Verona quindi che dopo 4 sconfitte consecutive, anche oggi mi sembra che abbia vinto anche fuori casa e si trova quindi al secondo posto, quindi bisogna stare sereni, bisogna stare calmi, valutare quello che fare, quindi se c'è da intervenire si interviene, se non c'è da intervenire non si interviene, se c'è da affrontare la situazione si affronta, quindi faremo tutto quello che è possibile perché il campionato è lungo, il campionato c'è nel playoff da affrontare, lo sappiamo tutti quanti, l'importante quindi arrivare in una posizione di classifica quindi importante, quindi poi giocarsi i playoff da quello che è chiaro, quindi che
arrivare prima a questo punto diventa sempre più difficile, però arrivare a una posizione importante quindi può essere importante, quindi l'importante è nel modo come si arriva, e che si arriva soprattutto con l'entusiasmo giusto. Presidente, a quanto dice c'è tempo, altre squadre hanno avuto anche periodi di questo tipo, c'è tutto il tempo, piena fiducia, voglio incontrare gli interlocutori per capire di più. Allora, dire che tutto è nero non può essere un'arma a doppio taglio, nel senso lei dice da altre parti, Io delle dico che, altre squadre ma tante volte, ma dico, perdono, ogni avanzano, situazione, sa benissimo che il campionato inizia più avanti. sì, ma ogni situazione, ogni squadra c'è una situazione, quindi qui dico, ci sono state quattro sconfitte, bisogna vedere come sono avvenute, quindi quello che è successo, tante cose, ogni squadra, ogni situazione, quindi è una situazione quindi, che cammina, noi dobbiamo pensare a noi stessi, io dico che tante volte, quindi le quattro sconfitte consecutive, quindi possono pure portare a un non cambio allenatore, a volte anche due sconfitte possono portare a un cambio allenatore. È chiaro quindi che io ho la grande responsabilità alla fine di dire l'ultima parola, quindi io mi assumo questa responsabilità alla grande, quindi perché me la sono sempre assunto in tutte le decisioni che ho preso. Domani sera innanzitutto abbiamo la cena con la squadra e quindi è giusto quindi che il Natale venga fatto con la squadra, dopodiché martedì vedremo quello che è da farsi, quindi se c'è da prendere decisioni importanti quindi verrà presa. Quindi è chiaro che la fiducia è legata pure a dei risultati, quindi la fiducia è legata a tanti fattori. Siamo qua, non posso aggiungere altro, però la notte mette consiglio. Possiamo aspettarci di tutto, Assolutamente sì. il mercato si Dico, ogni partita si perde se deve aprire il mercato. Se voi mi dareste la soluzione, se compro un giocatore o cambio allenatore, quindi risolve il problema, io vi metto per scritto che si apre il mercato e cambia allenatore. Non penso che questo sia il problema quindi, di mercato, quindi in questo momento è il problema quindi, della squadra che abbiamo costruito, perché non dimentichiamoci quindi, che in estate quindi, ci davano tutti per favorite come la squadra da battere, quindi, e per un frangente in campionato lo siamo stati. Ho sempre sostenuto quindi, che noi, anche in queste partite che abbiamo vinto alcune partite, quindi se non sbaglio le partite che abbiamo vinto fuori casa, abbiamo vinto quindi, con le tre ultime della classe, quindi non abbiamo fatto un grande campionato, siamo delusi di quello che abbiamo fatto in questo momento. Vedremo quello che fare. Storico, il resto del palazzo, mettiamolo così, vi ha applaudito. Questo è un segnale importante. Ma è importante perché alla fine penso che la squadra quindi Come anche commenta questo? la commenta perché alla fine quindi il tifoso, quindi tifoso è deluso e quindi è chiaro manifesta il suo disappunto in quella maniera. La partita la vede in una certa maniera e magari pensa che sia tutto nero. L'altra parte quindi del palazzo è giusto dare fiducia alla squadra, dare forza alla squadra, dare entusiasmo alla squadra perché alla fine i ragazzi non penso che hanno giocato a perdere, hanno cercato pure loro in frangente di vincere la partita, purtroppo non ci sono riusciti, quindi è andata così.